qui abbiamo il miglior difensore del Brera Calcio. Cosa ti aspetti da quest'anno? Cosa mi aspetto? Non aspettare troppo che... No, no, non lo so, mi aspetto belle cose. Chiedi a lui, che lui ne sa di più. Qui invece abbiamo il centrocampista di fascia, il migliore del Brera. Cosa ti aspetti da quest'anno? No, no, beh, ci aspettiamo di fare bene, come ha detto il difensore più forte qua, e di divertirci tutti insieme, però passo la parola al centrocampista di fantasia. Il centrocampista di fantasia, adesso arriviamo col centrocampista di fantasia. Cosa ti aspetti da quest'anno? Ma spero soddisfazioni e di divertirsi anche, perché ci sta. Anche comunque lui è forte, perché lui ne sta abbastanza. Qui c'è il difensore del Brera. Ciao, che fuma prima della... No, io non fumo. Cioè, Cendino. Andiamo all'ala, che se ne scappa perché è troppo veloce. Quindi c'è qui la nostra intervista, Gianfranco Di Vito, Italia 1. Qui abbiamo la coppia centrale difensori, tutto da vedere. Dolce e Gabbana. Cosa ti aspetti da questa? Centrodestra è più importante. Centrosinistra è il piede migliore, centrodestra, cuore e anima. Prego. Cuore e anima. Per anzianità si parte da lui. Facce giovani, Bruno. Cinceno. Ne parliamo a settembre, dai. Cosa ti aspetti da quest'anno? Dal cameraman? Dalla nostra prestazione. Ah! Guarda, vedere da qua sembriamo in 11 contati, non saprei se arriviamo a metà campionato, sinceramente. Servirebbe, diciamo, un supporto. Ci servirebbe la panchina lunga, in sostanza. Perché comunque serve una rosa ampia, 20 giocatori almeno, secondo me. Guarda qui, c'è un ragazzo che si nasconde perché ha talmente i piedi che non è capace di giocare a calcio. C'è Defendenti qua che dovrebbe essere il nuovo Cotica di quest'anno. È lì. Io sarò un nuovo bomber della squadra. Assicuro almeno 18 gol in questa stagione perché mi troverò molto bene. Ma dove? I lanci dalla difesa. È il mio assist man personale. Ma non so, la fascia destra. No. 18 gol a destra, no, saluti della scorsa stagione, è meglio dimenticare che. Ragazzi, abbiamo trovato anche qualcosa da far fare a Gianfranco. Mi ha fatto un'idea di 2000 spettatori in casa domenica, visto essendo gratuito l'ingresso. Ma Dolce Gabbana, cosa ti aspetti da quest'anno dal Brera? Quest'anno no, è una bella squadra quest'anno. Drogati, alcolizzati, abbiamo qua. Io andrei a fare un'intervista al mister che sta parlando in privato da una mezz'ora. Qua il nostro confronto personale sarà un confronto tra me e te. Va bene, vai. Scommetta. Io dico. Lei invece? Io non ho. Io farò gli assist. Farò l'assist. Se vinci, si perde. Io dico che vinco io. Non penso. Ed ecco qui, siamo arrivati dal presidente del Brera. Presidente del Brera, cosa ci aspetta da quest'anno? Da quest'anno mi aspetto di non vederti mai. No, l'abbiamo sentito. Quest'anno sono certo che tu abbia trovato, così come aiuto inviato di Luigi, la tua vera attività, professione. Anche perché così grasso non puoi giocare, devi dimagrire ancora 5 kg. Io mi sento... Cioè, non vorrei dire. Dimagrirò. Quanti spettatori si aspetta quest'anno? Quest'anno, se vieni anche tu, siamo in due. No, quest'anno invece approfittiamo per lanciare una cosa vera, seria. Quest'anno è l'anno tutto gratis, cioè tutte le partite che noi faremo all'arena saranno a ingresso gratuito e quindi vogliamo che ci sia molta gente, soprattutto quella che è intorno al Parco Sempione, che non pagherebbe mai 7 euro per vederci giocare. Però, essendo lì, urlando noi dal microfono, venite, si entra gratis, sicuramente quei 200
cacciatori e clochard che dormono al Parco Sempione, ce li avremo sugli spalti. Qui è tutto dalla regia, Gianfranco e Simone a voi in studio. Ed eccoci qui da... Certo. Dove siamo? Al trottoir. Al trottoir. Trottoir, Gianfranco e Simone. Un'intervista al nostro mister. Mister, cosa si aspetta da quest'anno? Delle belle vacanze. La squadra come la vede? Mi aspetto che ti metti la polo, che corri, che non sei statico come al solito. Parliamo della squadra. Parliamo della squadra, sì. Cosa diciamo della squadra? Come la vede la squadra? Vedo bene. Siamo fino alla rosa. La rosa, no, la rosa va benissimo. Siamo pronti, siamo pronti. Quanti spettatori ci aspetta quest'anno? Boh, questo dipende anche dai risultati, non lo so. Quanti vogliono vedere un bel calcio vengono? 5, 6, 7 mila. Un ottimo calcio, direi. Un ottimo calcio, direi. E non vediamo l'ora di iniziare. Non vedo l'ora neanch'io. Qui? Sì, non vedi l'ora. Qui è tutto, un'altra volta è tutto, Simone, Gianfranco. Simone. Ma voi in studio. Ma la domanda fondamentale, per quale motivo... gli unici due giocatori confermati dalla passata stagione non hanno indosso la polo ufficiale della squadra. Come vi giustificate? A te non ti entrava, va bene. A me non mi entrava, devo dimagrire un altro po'. A te? Non ce l'ho, mi spiace. Non è vero, perché io ti ho visto l'altra sera a casa del prezzo e ce l'avevi, aveva solo la maglietta e nient'altro. Quindi... ero l'unico, quanto? Quindi comunque panchina, vero mister? Assolutamente sì. Panchina per i due confermati dalla scorsa stagione, mi dispiace ragazzi, ma siete destinati a farvi il culo a strisce. Prego, continui, mi sa che è il suo mestiere. L'intervista. Abbiamo finito l'intervista. Stiamo riprendendo. Ah, no, allora niente. Qua c'è una dichiarazione da Cristo. Ah, è questa, esatto. Io sono qui per i miracoli, esclusivamente per questo, e farò del mio meglio, ovviamente. Per averne bisogno, ovviamente. Ma qui c'è giocatori come lui. Qui c'è un giocatore, un grande giocatore che mi ha fatto il sombrero. Dipende tutto dalla squadra, dipende tutto anche da lui. Lui è il nostro Jolly, lui. Speriamo di fare una bella coppietta. Come una bella coppietta, volevo dimenticarti però. Cosa ti aspetti da quest'anno? Quest'anno ci aspettiamo di vincere, di fare le buone prestazioni. E di dimagrire. Di perdere chili e non partite. Questa è la frase, insomma. Amen. Va bene, ecco, così abbiamo concluso. Dammi il via, dammi libertà. Libertà? Allora, stendiamo innanzitutto un velo pietoso su queste persone qui che girano con delle racchette ben poco raccomandabili. Andiamo avanti con la presentazione della rosa 2009-2010. Dite solo i vostri nomi, perché i vostri cognomi non li vogliamo sapere. E io invece dico solo il cognome, Carminati. Io il nome, Mattia. Ecco, loro sono due dei giocatori che saranno sempre e comunque in panchina per tutta la stagione, quindi non fa niente. Lui gestirà il bar invece della... Lui gestirà il bar dell'Arena Civica. Dalla Thailandia, dal computer, io praticamente sono live online 24 ore collegato con l'Arena Civica di Milano e gestisco il bar. Se volete ai DS, mettetevi in contatto con lui. Lo scoop era che a fine stagione, se vinciamo, Baglioni si tagliare i capelli. Ah, lui si chiama Baglioni, parentele? Al grosso modo. Canta un po'. Cantami quella sua maglietta fina. Quella tua maglietta fina. È parente decisamente. Quindi lui si taglierà i capelli in caso di promozione. E quindi porti i capelli lunghi, perché sono anni che retrocedi, evidentemente. No, esattamente. Quindi le premesse ci sono tutte per essere promossi in promozione, scusate il gioco di parole. Lui non lo inquadrare, perché comunque non giocherà mai, gestirà il bar, ricordiamo. Lui non è il mister. A quanto la venti una birra da mezzo litro? Da Koh Phangan, un'isola della Thailandia, la vendo a 3 euro al litro. Coca-Cola?
Coca-Cola gratis per tutti. Coca-Cola gratis per tutti all'Arena Civica. Attenzione, prossima stagione 2009-2010. Ricordiamo comunque che nella società c'è un popcorn inclusi gratis, tutto gratis, diciamo. E di portatile anche. Rubato. È noiosa, uno si guarda il film. Di che genere il film? Thriller, solo thriller. Ah, io veramente sapevo porno. Porno giusto il weekend. Porno il weekend, quindi la domenica, l'attore principale è lui. Principale, assolutamente. Principale anche se non gli tira po' per niente. Le corna non valgono, mi dispiace. Quello che invece siamo sicuri che darà di più nei film porno del weekend del Brera è lui. Nelle visite mediche. Nelle visite mediche, esattamente, bravissima.